Allora, cerchiamo di capirci qualcosa. Ho fatto il post su Rientro di Spinazzola. Nella descrizione del post scrivevo che il Corriere dello Sport negava tutto. Fatto sta che Spina doveva andare a fare questa visita a Turku in Finlandia in una clinica privata, la clinica Neo. Io so Neo, quella è Neo, Neo è Neo, Neo Neo, e invece ha zoppato tutto. E praticamente andrà la prossima settimana. Questo comporterà la non possibilità di rientrare nel gruppo e quindi neanche di vederlo in panchina contro la Samp a Genova il 3 aprile. A rivelarlo è stato proprio il Corriere dello Sport e adesso sembra che la cosa sia confermata. Praticamente che cosa succede? Che non si tratta di un nuovo infortunio al tendine d'Achille, quello che allontanò dai campi Spinazzola nella gara contro il Belgio, no? Ma soltanto di un piccolo fuori programma. Quindi non è un nuovo infortunio, ma soltanto un piccolo fuori programma che ritarderà questo ultimo, diciamo, step, questo ultimo passo per il rientro sul campo di gioco. Oddio mio, ma io non ci sto a capire più un cazzo con Spinazzola, perché ragazzi è una cosa incredibile. Qui si parla che addirittura lo rivedremo in campo per la prossima stagione e che potrà far parte appunto se l'Italia passa con la Macedonia, con chi poi vince tra Portogallo e Turchia, lo potremo far vedere, potrà far parte appunto della squadra di Mancini, degli 11 azzurri che poi andranno a fare il mondiale in Qatar 2022, che se non erro si giocherà la prima partita, se sarà il lunedì 21 novembre, mi pare, questo, mi pare che è il 21 novembre la prima partita del mondiale. Il prossimo anno un campionato, ci capiamo un cazzo proprio. Tutto qua ragazzi, era solamente un aggiornamento. Vi chiedo scusa per il post di prima, ma qui da un momento all'altro cambiano le cose e quindi faccio mea culpa e vi chiedo scusa. Anzi, aiutatemi, cioè cercate di aiutarmi, mandatemi messaggi, cose. Oh, Adriana, che cazzo sei di? E niente, Marilyn sta sempre a dormire, dorme tutto il giorno, non rompe mai il cazzo. Questa è la miglior compagna che un uomo possa avere, è lei, perché sta sempre a dormire, si abbraccia al suo cuscino. Arrivederci, ragazzi, vi voglio bene, passate.